se ti tagliassero a pezzetti. Gianluca Civitelli amava i bambini e dell'aiuto a quelli con qualche problema aveva fatto la sua professione, che però andava oltre il lavoro. Era una ragione di vita per lui. Quella vita spezzata 3 anni fa, quando un incidente stradale ha portato via un futuro con tanti sogni e ancora tutto da scrivere. Per ricordarlo, i suoi amici, con la moglie Anna Marta e la piccola Sara, da 3 anni a questa parte danno vita al torneo Un Gol per Gianluca, un torneo che in questa edizione vedrà partecipare 16 squadre maschili, 2 femminili e 4 di touch rugby. Una manifestazione sportiva che sabato 10 settembre andrà avanti per tutto il giorno, con eventi anche la sera, al centro sportivo Area Sport di Monticchio, all'Aquila. Lì c'è anche un campo da gioco intitolato alla memoria di Gianluca, perché Gianluca, come tanti ragazzi della sua età, amava ritrovarsi con gli amici per il calcetto. Un Gol per Gianluca sarà una festa nel suo nome, ma come lui avrebbe voluto, ci sarà spazio anche alla solidarietà. Gianluca era un terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, si occupava di bambini, viveva per loro e così l'associazione, che prende il nome dall'evento sportivo, ha scelto di destinare il ricavato ai bimbi rimasti orfani nel terremoto. L'amore sì, quello che caratterizzava Gianluca, che va anche oltre la morte. Sulle pietre del giorno, io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino.